voi in cima ai miei pensieri sempre, anzi la più importante emittente del mondo. Pulirebbe forse il filo e andarci un po', scioglieresti poi la gente, quella chiama la no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare. Ad applaudire che non si sa mai, possono partire anche i fischi. Allora, benvenuti a tutte e tutte alla festa della città che resiste. Scusate questo piccolo ritardo, ma Roma è piena di traffico e questo ha ritardato anche questa iniziativa. Di traffico si discuterà anche in questa festa. Vi invito a tornare non solo per sentire i dibattiti, ma per partecipare alle discussioni su Roma che giorno dopo giorno facciamo, dai rifiuti al traffico, a come cambiare questa città che è un nostro bene comune. Ancora grazie a tutte per essere qui e lascio a Mariella la conduzione della serata. Buonasera a tutti. C'è dei problemi diciamo tecnici che cercheremo di risolvere, ma sarà difficile. Lo prendo? Così mi sento più giornalista col microfono in mano, mi mette meno imbarazzo. Allora, buonasera a tutti. Intanto, siccome siamo in un insomma, in un clima diciamo amicale e poi io conosco entrambi i leader, allora mi permetto di dare del tu a tutti e due. Se vi sta bene, sta bene? Ci fa sentire più giovani. Allora, la giornalista che me, permettimi, siamo pure Paolo, noi, è quella che deve fare subito una domanda d'attualità di Pietro, perché oggi è successo un fatto a dir poco clamoroso. Quindi scusate se non tocco i temi diciamo allora, inerenti proprio, però per quanto in realtà lo sono. Allora, voglio sapere subito cosa ti ha detto Berlusconi. Appena finito il suo discorso e stavano parlando poi gli altri, a un certo punto c'è stata un'interruzione di un quarto d'ora, 10 minuti, perché doveva parlare. Quindi scusami, cioè, perché una cosa non è chiara, dopo il tuo intervento o prima? No, dopo non ci ha avuto più il coraggio. Prima del mio intervento e dopo il suo intervento, lui ha fatto un intervento in cui ha detto che tutto andava bene madama la Marchesa, e quindi più parlava, a un certo punto si gonfiava, quando tutto me lo gonfio e tronfio, ha finito il suo intervento, è sceso, è venuto verso il banco dell'opposizione, mi si è messo a fianco e mi ha detto: capisci perché tutto il bene e le cose buone che ho fatto per il paese? Io ho detto: fanno un altro, vai a casa. Oh, però bisogna dire una cosa, effettivamente l'hanno notato tutti, che oggi durante tutto l'intervento di Berlusconi chi ha fatto più, diciamo, chi ha reagito di più, ha riso, tu sei stato sempre zitto, quindi forse ha apprezzato questo, il fatto che non lo hai attaccato. No, io ho ascoltato quello che ha detto, perché mi interessava molto sapere. Guardate che ha detto due cose Berlusconi, ha fatto due fotografie, una fotografia con cui ha detto che in Parlamento ha la maggioranza di più di quanto c'era il 14 dicembre, questo deve far riflettere, e noi ne facciamo finta di niente. C'è un Parlamento asservito, venduto, comprato, ricattato, che più passa il tempo e più si discosta dalla realtà del Paese. E la realtà del Paese, con il referendum e con l'amministrativa, gli ha detto che
ormai ha capito ed è deluso, se è vero come è vero, che 10 milioni di ex di elettori di centrodestra sulle cose concrete nei referendum ha votato contro, se è vero come è vero che il 95% dei 27 milioni che sono andati a votare. Quindi in materia di legittimo impedimento, c'è una frattura tra il paese e il Parlamento. Beh, legittimo impedimento, che dico, non voglio la giustizia che te la fai per conto tuo, vuol dire che c'è una frattura fra maggioranze. E allora questa è quello che lui ha detto e lo ha rivendicato. Però mentre a lui lo rivendica, a me questa preoccupa, perché vuol dire che c'è un paese, c'è un Parlamento che non rispetta più la volontà del paese. Però c'è un dato oggettivo ed è quello che io, infatti, non a caso ti ho chiesto se lui ti era venuto a ringraziare prima o dopo, perché effettivamente nel tuo intervento diciamo ti sei rivolto di più al Partito Democratico, in questo caso voglio chiamare in causa anche Paolo Ferrero. Le tue accuse più forti le hai rivolte proprio a Bersani, e quindi questa non cosa, tant'è che hai preso gli applausi dal Popolo delle Libertà, che mi preoccupano un poco, ma non sono accuse. Vedete, io credo che sia tempo perso continuare a sperare che Berlusconi possa cambiare. Ecco, allora il problema è un altro, noi dobbiamo noi costruire un'alternativa. Allora, diciamo, mettiamo le cose subito chiare, tutte e tonde. Fammi fare a me una domanda a Ferrero. A te, tu hai mai parlato con qualcuno del centro-sinistra per costruire l'alternativa? Lo dico perché io, che sto dentro al Parlamento, in 3 anni non mi è mai capitato una volta di aver parlato con Bersani o con Vendola, nonostante che ho chiesto più volte all'uno e all'altro, mettiamoci seduti e vediamo di costruire questa alternativa. Allora è inutile che continuiamo a dire Berlusconi di là e Berlusconi di qua. Noi di qua che cavolo facciamo? Che mi sono rotto le palle a stare a aspettare che il cadavere passa in quel punto. Allora Ferrero, ecco, la domanda l'ha fatta di Pietro, rispondiamo subito. La risposta è semplicissima, perché no. Però aggiungerei a questa risposta altri due elementi. Il primo è che bisognerebbe da parte dell'opposizione costruire l'opposizione, perché a occhio, se va avanti così, la situazione è quella che diceva Di Pietro, cioè c'è un paese che si è rotto le scatole del governo Berlusconi, ma più il paese si rompe le scatole del governo Berlusconi e più quelli che lui si è comprato rimangono appiccicati a Berlusconi, perché se si andasse alle elezioni sanno che perdono lo stipendio oltre che la sedia, e quindi diciamo la situazione è bloccata. In una situazione così però vuol dire che invece che aspettare che Berlusconi cada in Parlamento, cosa assai improbabile, bisognerebbe costruire l'opposizione, e invece la cosa che è mancata in questi anni è che l'opposizione l'ha fatta la CGIL, l'ha fatta la FIOM, i movimenti per l'acqua hanno raccolto le firme, tutto il resto, e non si è riusciti a costruire una vera opposizione nel paese. Allora io penso che la prima cosa che andrebbe fatto è possibile che le forze di opposizione, invece che vedersi una volta ogni 6 mesi su un tema specifico, costruiscono un movimento di massa nel paese contro questo governo. Ma tu, questa è una cosa che è un invito che rivolge anche a Di Pietro? Assolutamente. Quando tu sì. Parli di sinistra, non consideri Di Pietro della adesso sinistra. Io in realtà ho usato una formula troppo larga, perché ho usato la formula opposizione. Qualcuno potrebbe pensare che ci sta pure Casini. Diciamo così, le forze del centro-sinistra e della sinistra. Fino a qualche tempo fa avrei pensato di inserire Di Pietro nella sinistra, se ho capito bene lui invece si colloca seccamente nel centro-sinistra, anzi nella parte liberale del centro-sinistra. Io dico centro-sinistra e sinistra, il centro-sinistra sta in Parlamento, la sinistra sta fuori dal Parlamento, si può costruire insieme un movimento per cacciare Berlusconi che non abbia come contenuto solo il fatto che Berlusconi se ne deve andare? Però un momento, perché Di Pietro ha tirato fuori un elemento importante, che è anche una novità per quanto riguarda, diciamo, la sua politica. Lui ha detto chiaramente, già l'ha detto dai referendum in poi, è inutile che ci battiamo per cacciare Berlusconi, perché tanto si è capito che Berlusconi da lì oggi non se ne vuole andare, quindi dobbiamo costruire un'alternativa. Ho interpretato bene? È così, vedi, la maggioranza parlamentare, se non viene ribaltata, lì resta, e quella maggioranza parlamentare, l'avete visto, se ne frega anche dei risultati referendari.
e rimane attaccata alla poltrona, facendo delle cose che non è capo né coda. Ieri hanno votato prima sì e poi no per spostare i ministeri, hanno votato, hanno detto sì e hanno detto no alla guerra, cioè dicono il tutto e il contrario di tutto, purché restano lì dove stanno. Quindi noi dobbiamo fare un cammino nostro. Ora, a me pare che la denuncia che io sto facendo... Perché l'hai fatta in Parlamento questa cosa a Bersani, non l'hai fatta fuori in un altro contesto? E dopo 3 anni che glielo dico fuori, ne sono stufo di pagare caffè ogni volta che glielo dico. Guardate, qui c'è un problema, forse non ci siamo capiti. Io non lo faccio scappare più questa situazione. Ho deciso da dopo il referendum proprio di assumere questo ruolo di punta. Cioè... il Partito Democratico deve uscire da un'ambiguità con chi la vuole costruire questa alternativa, perché se sta lì a aspettare ancora, un giorno supplica a Bossi, un giorno supplica a Casini, non l'ha capito. Il terzo polo esiste per definizione perché è terzo, se no non sarebbe terzo polo. Per cui loro, vogliamo scommettere un caffè, il terzo polo andrà da solo per definizione, perché altrimenti non sarebbe più terzo. E allora, premesse che vada solo, è inutile che corra appressa alla donna che sta soltanto cercando a chi offrirsi meglio. Stai con la tua moglie col mattarello, ma che almeno fai una cosa seria. Quindi finalmente Di Pietro la pensa con Ferrero. Diciamo che su un punto la pensiamo uguale, ed è: bisogna iniziare a discutere sul programma con cui candidarsi a sostituire il governo Berlusconi. E su questo io sono d'accordo con Di Pietro, cioè bisogna che questa discussione si cominci da subito e che sia fatta dalle forze che in questi anni si sono opposti a Berlusconi. Non Confini, che ha votato tutto fino all'altro ieri, non Casini, che vota una cosa sì e l'altra no, ma diciamo lì sta. Quindi questo è il punto su cui siamo d'accordo, e io penso che Di Pietro abbia ragione a chiedere che si apra questa discussione sul programma. Noi, per quanto ci riguarda, vogliamo stare in questa discussione sul programma e abbiamo le nostre proposte. Il punto ma che voi pongo... volete stare al governo o vi sta bene mi fare fai la dire sinistra una cosa? Di un possibile governo di sinistra? Mi fai dire ancora una cosa prima di rispondere a questa? Sì. C'è un punto su cui non so se c'è un dissenso con Di Pietro, ma in ogni caso se c'è è bene esplicitarlo. Io penso che il programma non lo si può costruire nel chiuso delle stanze tra le forze politiche. Va costruito dentro la costruzione di un movimento di opposizione, perché in questi anni i precari oggi si sono presi le manganellate davanti a Montecitorio. Noi con quei precari ci dobbiamo discutere, per discutere con che programma si vuole sostituire il governo Berlusconi. Io penso di sì. Con il popolo che dice di no alla guerra ci dobbiamo discutere per decidere che cosa fare dopo. Sulle questioni della sanità ci dobbiamo discutere, e avanti così. Allora io semplicemente dico che la costruzione dell'opposizione nel paese non è solo finalizzata a dire non ci piace Berlusconi, ma è finalizzata a costruire un grado di coscienza, ma anche dei contenuti che ancorino il prossimo, diciamo così, lo schieramento di centrosinistra. In questo senso, per me, discussione sul programma e costruzione dell'opposizione sono due parti della stessa discussione. Poi tu mi hai fatto una domanda. No, costruzione dell'opposizione non è costruzione di un partito che poi deve andare di una coalizione deve andare al governo. Forse, diciamo, l'esperienza di Prodi vi ha insegnato che non è vincente questa politica. No, però su questo io vorrei che essere chiaro su un punto: è troppo facile quando si è all'opposizione dire certe cose e poi quando si va a governare non farle le cose che si sono dette. Questo è il problema che c'è. Allora a me piacerebbe fare una discussione sul programma che sia vincolata alla discussione dentro il corpo sociale del paese, perché la vera forza che c'è
all'opposizione di Berlusconi è un tessuto che nel paese è presente, che ha raccolto 1.400.000 firme sull'acqua, che è andato a fare le manifestazioni sindacali, che si è mobilitato con gli studenti, che si è mobilitato con le donne. Quello è il nostro popolo. Noi dobbiamo discutere con quel popolo lì che cosa dobbiamo fare dopo, non che nell'autonomia della politica si definisce un programma che poi non si vede. Però c'è una percezione, che è mia e non è solo mia, e che questo popolo dei referendum, il popolo viola, delle manifestazioni, del milione in piazza, secondo me è reale perché c'ero, non è di nessuno di voi. È un popolo che ha bisogno di cambiamento e che forse lo sta dicendo a te, a lui, a Bersani, a tutta la sinistra. E però proviamo a dire come si fa a dialogare con quel popolo che in larga parte non è di nessuno, si discute sui contenuti. Noi abbiamo scoperto che la maggioranza degli italiani è per l'acqua pubblica, che la maggioranza degli italiani è per le energie alternative contro il nucleare, che la maggioranza degli italiani, ispirandosi ai principi cristiani, pensa che tutti debbano essere soggetti alla legge nello stesso modo e che non c'è qualcuno che... No. Allora discutiamo col popolo se vuole la legge 30 o se non la vuole. Discutiamo col popolo se bisogna bombardare la Libia oppure no, perché di questo mi piacerebbe discutere. Allora, vediamo proprio, confrontiamo, facciamo così, insomma, un confronto quasi a frasi, a titoli, tra Di Pietro e Ferrero. Cosa vorresti tu nel programma della sinistra? Una cosa e poi la diciamo a lui. Noi attualmente siamo intervenuti in... Anzi, dell'opposizione. Dell'opposizione. Ma mica mi offende se mi dici sinistra. No. Voglio dire, cioè, una volta una persona mi ha detto zitto tu che sei stato magistrato. No, mi sei, fosse stato delinquente pure lui. Il problema non è essere di destra, di centro e di sinistra, è come non essere bianco, rosso, verde, e non essere delinquente rispetto alla legge. Questo è il concetto. Cioè, è un po' la Lega che dice... Quelli sono extracomunitari, che vuol dire? Il problema è se sono persone per bene o meno, è tutto lì. Allora, cominciamo una cosa alla volta. In Parlamento, oggi, tanto per capire il programma, quando si dice dobbiamo costruire un'alternativa, bene, in Parlamento, oggi, tolto l'Italia dei Valori, tutti gli altri partiti portano avanti una logica guerra fondaia. Io non credo che nel paese ci sia una logica guerra fondaia. Vorrei confrontarmi su questo tema. Oggi voi lo sapete, è vero o no? Che l'Italia dei Valori è l'unico partito, anche l'unico partito che ha potuto... Pure l'Afghanistan, ma perché per Libano va bene? Il concetto è la guerra in sé che non va bene come soluzione dei conflitti. A monte. Non ancora ne ho trovato uno, perché in Iraq è stato d'accordo. Mi pare che su questo siamo d'accordo, possiamo fare il governo in Parlamento, però no, ma andiamo a farlo. Io lo vorrei sapere, perché in Parlamento io ad oggi so questo, che il centrodestra, è vero che la Lega adesso dice, ma le ragioni della Lega sono ragioni non nobili, è una ragione mercantile, che il che è vergognoso, è umiliante. È una ragione, cioè, noi lì non dobbiamo andare a buttare le bombe per non ammazzare i poveri cristi, non per una questione che costa le bombe, perché questi addirittura non vogliono andare a buttare le bombe soltanto perché costa la bomba, che se fosse gratis lo butterebbe pure. Questa è la cosa in sé. Allora, questo è un tema. Allora, questa coalizione, noi dobbiamo stabilire due fronti, a mio avviso. Uno è il fronte democratico di resistenza a un neofascismo di ritorno in salsa berlusconiana e pedinista. Questa è pericoloso per il paese, perché è peggio dell'olio di ricino. L'olio di ricino fa male alla pancia, questo è da addormentare le coscienze con l'isola dei famosi e quant'altro, quindi ti toglie anche la voglia di essere cittadino. Ti addormenta totalmente. Stabilito questo fronte, credo che lo dobbiamo fare tutte quante le persone di buona volontà, a prescindere dall'alternativa di governo. Questo fronte deve stare unito, perché ce l'hanno insegnato i nostri padri, è meglio, prima ce ne liberiamo di questo fascismo di ritorno, meglio è per il paese, perché più passa il tempo più diventa pericoloso. E poi c'è un tema invece... Poi c'è un tema di governo. Il tema di governo va costruito sul programma.
il programma, perché questa idea, e su questo io non sono d'accordo con, oggi l'ho detto in Parlamento, con Vendola, quando dice Vendola lanciamo le primarie, prima di lanciare le primarie vorrei lanciarle insieme a un programma, a una coalizione, a un sapere cosa fare, con chi e per fare che cosa, perché altrimenti è soltanto un culto della personalità. Però lo dico con il cuore in mano, perché l'ho detto oggi in Parlamento. Io quando parla Vendola io sono molto, lo ascolto sempre molto estasiato, poi mi resta difficile fare la sintesi. Però Vendola potrebbe essere il tuo alleato futuro, quindi attenzione. Ma io ce lo voglio, non dovrebbe, deve essere, io voglio lavorare finché lo sia. Anzi, potrebbe essere addirittura il candidato premier. Prima di fare il candidato premier, però, se si mettesse seduto e qui non so, penso che anche questo sei d'accordo con lui, può essere Vendola il candidato premier. Per la moglie, nessuno toglie la possibilità. Sono d'accordo che prima bisogna discutere del programma, perché non bastano i nomi, bisogna discutere che cosa fare. E questo va assolutamente. Ritorniamo al programma. C'è un tema che è quello del lavoro, su cui diciamo ci sono stati dei problemi all'interno del governo Prodi. Molto. Per esempio la flessibilità. Oggi cosa diresti? Allora, premesso che per l'appunto noi chiediamo che la discussione sul programma sia fatta nel Paese e quindi con i soggetti reali, a me pare evidente una cosa: 20 anni fa raccontavano che la flessibilità serviva affinché i giovani potessero entrare nel mercato del lavoro e poi stabilizzarsi, adesso si è visto che la flessibilità in realtà è precarietà e dura tutta la vita, perché non riesci mai a diventare stabili e oramai diventano precari anche i pensionati, perché li vogliono mandare sempre più tardi e con pensioni sempre più basse. Il pensiero di Di Pietro, allora, sulla flessibilità? Questo è chiaro. Sì, tanto è vero che una proposta concreta che noi abbiamo fatto in Parlamento, e neanche il centro-sinistra ci ha risposto, è quello di trasferire proprio il concetto di flessibilità, vale a dire la flessibilità se è un vantaggio che chiede l'interessato, allora lo si può capire, uno prende più soldi e sceglie la flessibilità, ma la flessibilità che gli viene imposta diventa un caporalato. Allora noi abbiamo detto che ci deve essere necessariamente un tempo per la flessibilità e un tempo per passare poi effettivo, superato il quale non puoi rimanere flessibile a vita. Stabilito questo, noi abbiamo rivisto complessivamente tutto il programma, l'idea stessa della cassa integrazione, anche quella noi la riteniamo una violenza. È meglio i contratti di solidarietà da subito, lavorare su questi piuttosto che lavorare sulla cassa integrazione, che è semplicemente un modo per farlo morire più piano e più lentamente, senza costruire un futuro e un'alternativa. Io credo che bisogna ridurre le tasse all'imprenditore che assume, e non in modo flessibile ma in modo indeterminato, in modo che sia portato ad avere a questa scelta. Io credo che bisogna favorire quelle imprese che assumono in modo indeterminato, anche quando si tratta di andare a fare i contratti con la pubblica amministrazione. Io credo che bisogna incentivare le imprese anche con una riduzione delle tasse se fanno nuova impresa e quindi aprono nuovi stabilimenti. Io credo che sono contentissimo quando la Fiat dice che va bene, se però va bene e mantiene il lavoro qui, perché della Fiat del capitale me ne può fregare di meno, a me interessa il lavoro. Ecco perché ritengo che in questo momento non si tratta di essere di destra, di centro, di sinistra, si tratta che chi sta al governo per definizione dovrebbe nelle cose stare sempre più vicino a chi ha più bisogno, perché chi non ha bisogno, poi la sanità privata, la scuola privata, la raccomandazione privata, se la trova sempre. Io credo che chi sta al governo dovrebbe avere nelle libertà sì, ma nella solidarietà anche un punto di riferimento. E questo però è un tema su cui Rifondazione, sugli incentivi alle imprese, non è un tema tanto facile per Rifondazione. Non è un problema di tema facile, il problema è che negli ultimi 20 anni la tassazione delle imprese è scesa di 10 punti, per cui oramai un'impresa paga meno di un pensionato di tasse dal punto di vista delle percentuali. Noi pensiamo che vadano penalizzate le imprese che utilizzano lavoro precario e tutto il resto. E non incentivate. E che vada chiesto alle imprese che delocalizzano
di restituire i finanziamenti pubblici che hanno preso, perché io non capisco perché la Fiat si prende milioni dallo Stato e poi se ne deve pure andare a produrre da un'altra parte. Quindi c'è bisogno di costruire uno scalino tra chi dà posti di lavoro veri e chi si ferma. Però oggettivamente gli incentivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato mi sembra una cosa logica. Ripeto, io penso che vada costruito uno scalino tra chi assume lavoro buono e chi sfrutta lavoro precario. Va fatto uno scalino e va incentivato chi fa lavoro buono. Penso che non si possa procedere sulla strada della riduzione delle tasse per le imprese, specie quelle medio-grandi, cioè quelle che hanno ricchezza, perché c'è una cosina: domani il Parlamento europeo decide su un patto di stabilità e di stabilizzazione europea che prevede 40 miliardi di tagli alla spesa italiana. Io voglio capire chi li paga questi 40 miliardi. Se continuiamo a tagliare le tasse alle imprese, sarà probabile che il taglio dei 40 miliardi avverrà sull'istruzione, sulla cultura, sulla sanità. Già parlano di aumentare l'età pensionabile a 60 e avanti di questo passo. Allora, io credo che c'è una domanda che bisogna farsi. Se vogliamo mantenere lo Stato sociale, se vogliamo mantenere la sanità, se vogliamo migliorare l'istruzione pubblica, se vogliamo far funzionare il paese nella sua civiltà, chi paga questo? Noi pensiamo che vadano tagliate le tasse sui redditi bassi, lavoro e pensioni sui redditi bassi, e che bisogna aumentare le tasse sulle grandi ricchezze, bisogna fare una tassa sui grandi patrimoni, perché chi ha più di un milione di euro, anche se paga 20 o 30 mila euro, non muore di fame. Quindi lì bisogna prendere i soldi. E sulle imprese bisogna differenziare senza pensare di poter fare chissà quali sconti. Di Pietro. Io oggi l'ho detto in Parlamento, sfidando Berlusconi, quando ha detto Berlusconi che vuole fare una riforma fiscale e tributaria, ho detto: guarda, porta domani mattina l'aumento dal 12,5% al 20% la tassazione delle rendite e speculazioni finanziarie e noi la votiamo, non la porterà mai, però vorrei che la coalizione che dobbiamo costruire lo metta nel programma. Ecco, allora, no, Tonino, però non basta il programma, perché nel governo in cui eravamo insieme nel 2006 si è votato in Consiglio dei Ministri l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie al 20%. Dopodiché quel provvedimento è rimasto a marcire in Commissione Bilancio alla Camera per un anno e mezzo e non si è mai approvato, perché il Partito Democratico non era d'accordo. Allora, qua non c'è solo un problema di fissare, guarda che oggi mi ha detto che non è d'accordo, pure oggi mi ha detto che non è d'accordo. E appunto, però questo è un problema. Ma per questo io mi sono incazzato oggi. No, hai ragione. Però, ma per questo ti dico, non basta, non basta. Scusate, però l'economia deve ripartire in qualche modo, giusto? Benissimo. Come riparte l'economia? Bisogna capire perché si è fermata. Sai bene, facendo i conti alla mano, io non sono un'esperta di economia. No, no, ma io la dico alla grossa. La dico alla grossa. Ai redditi. No, però c'è da chiedersi. L'economia la muove il ceto medio. No, la muovono le imprese. Io penso che su questo c'è una discussione vera, e questo è un vero punto politico. Come mai siamo in crisi? Secondo me siamo in crisi per due cose. Perché la speculazione finanziaria si è gonfiata all'inverosimile e alla fine ha fatto crack, e i finanziamenti che sono stati necessari per tenere in piedi le banche private in questi 3 anni sono di 15 mila miliardi di dollari. Vorrei che fosse chiaro l'enormità della cifra. Quindi speculazione finanziaria. E l'altro motivo per cui c'è la crisi è che la gente non arriva alla fine del mese, e se uno non c'ha i soldi per arrivare alla fine del mese non compra, non cambia la macchina, non cambia nemmeno le scarpe, non va al ristorante, non va in pizzeria e non fa le ferie. L'unico modo per uscire dalla crisi è pigliare i soldi a chi ne ha troppi e non sa che cosa farsene se non speculare in borsa, e di metterli a chi non arriva alla fine del mese. Così riparte l'economia, se no non riparte niente. Se io fossi un padrone e mi dicono
ti diamo l'incentivo se tu ti metti a produrre automobili, ma se io non ho chi le compra quelle automobili, che cavolo, cosa me ne frega dell'incentivo? Però produco automobili, assumo più operai, si spera. E no, perché infatti vediamo che la Fiat non solo produce meno automobili, ma continua a speculare sul titolo di borsa. Non è che produce quello ricchezza. Il punto è che per uscire dalla crisi bisogna pigliare i soldi in alto e metterli in basso. Questa è la politica economica principale da fare. Bisognerebbe farne anche un'altra, e cioè che avere, oltre alla lotta all'evasione, tutto giusto, ma il fatto di aver privatizzato le banche e poi, quando c'è la crisi, si spendono i miliardi per garantire alle banche private di stare in piedi e quelle banche fanno i dividendi ai loro azionisti e danno liquidazioni da 20, 30, 40 milioni di euro ai dirigenti che se ne vanno. Questo è lo scandalo. Io penso che sarebbe meglio avere le banche pubbliche che rispondono a un criterio generale del benessere della società e non a dei privati che si fanno gli affaracci loro. Di Pietro, Ferrero prima, così di en passant, diciamo, ha toccato il tema pensione a 65 anni. Tu come la vedi, la pensione a 65 anni? Tu, tra l'altro, io so, ma lo sanno in tanti, che tu hai cominciato a lavorare che avevi praticamente 12 anni. Hai sempre lavorato. Ha una storia di Pietro pazzesca. No. È vero. A 12 anni era a Roma, faceva tutto, a 14 anni studiava, andava a lavorare, faceva il cascherino, lo faceva il garagista. La verità è che ero molto più fortunato dei giovani di oggi, perché c'è la possibilità di fare qualcosa. Questa è la verità. Perché ai miei tempi chi voleva lavorare comunque la situazione la trovava. Adesso anche a volerlo fare è difficile trovarlo, questa è la verità. Ed è, questo è il dramma, perché con lo stesso pezzo di terreno mio padre ci ha fatto grandi tre figli. Io mi posso permettere di giocarci perché prendo stipendi a parlamentare, se no ci rimetterei pure. La questione di cui stiamo parlando adesso è una questione molto seria, effettivamente, e di come ricostruire l'economia. Questa idea che l'economia la faccio solo il capitale è un'idea prettamente padronale, ma non è vero che è un'idea liberale, perché non è vero assolutamente che diciamo così, se lo si dà in mano soltanto al monopolista della situazione o al capitalista della situazione, questo faccia l'interesse del paese, perché io credo davvero all'articolo 41 della Costituzione, la libertà di imprese, un'economia libera, ma l'articolo 41 della Costituzione nella sua interezza dice che tutto deve avere una funzione sociale, perché altrimenti lo fai fare a Totorina, che è l'impresa che funziona di più, quella di Totorina, che ragionamento sono questo. Per cui questa idea, io per esempio, noi, è vero o non è vero, tu mi darai atto, Ferrero, che io sto facendo supplenza in Parlamento su alcuni temi e su alcune questioni dove obiettivamente manca la sinistra, perché il Partito Democratico non fa la sinistra, ma abbiamo dovuto presentare noi in Parlamento, c'è un disegno di legge presentato da noi dell'Italia dei Valori che riguarda la rappresentanza in fabbrica, e noi abbiamo detto che è necessario che sia il lavoratore che alla fine decide e che decide in prima istanza su quello che diciamo così, per lui decidono i sindacati, in secondo luogo che abbia una validità per tutti e non che si vadano a scegliere i sindacati a seconda di chi gli fa piacere e che non gli fa piacere. Noi abbiamo fatto anche una proposta di legge per rivedere totalmente il sistema di contrattazione in mezzo a tutta questa marea di contratti, di scegliere quattro linee contrattuali ben precise di primo livello e lasciare poi il secondo livello a livello delle singole fabbriche. Insomma, voglio dire questo. Tu condividi la linea di Ferrero sul rilancio dell'economia? Il rilancio dell'economia non può che passare attraverso una più equa redistribuzione delle risorse. La verità qual è? Noi abbiamo due grossi problemi, un problema mondiale, e cioè vale a dire che esiste metà del mondo che non rispetta i diritti fondamentali dell'uomo e che quindi tratta l'uomo come una bestia, come un animale, lo sfrutta e per questo non costa nulla, perché la manodopera non costa nulla. Ho vissuto delle esperienze in Cina quando ero al Parlamento Europeo, dove
costruivano in 6 mesi grattacieli enormi, e c'era la squadretta che raccoglieva per terra quelli che cadevano dalle canne di bambù, ogni tanto ne cadevano un po' qualcuno. Solo se era, se eri parente di primo grado, avevi diritto al giorno del funerale e poi dovevi riprendere. Cioè, vale a dire, c'era la squadretta che li portava via i morti, ma senza neanche si dovevano fermare man mano che cascavano. Allora, è chiaro che noi dobbiamo stabilire innanzitutto, avere noi come Unione Europea una forza di interdizione contro questa economia da strapazzo che in nome del guadagno trattano la vita umana come quella delle bestie, anzi peggio di quella delle bestie. E questo è un primo grande problema. Il secondo grande problema è quello del sistema monopolista che ha colpito la società moderna, oggi come oggi. L'operazione che sta uscendo fuori di Bisignano lo sta dimostrando. Oggi come oggi, in realtà, vi è una sperequazione enorme fra quanto guadagna chi fa speculazione e quanto guadagna invece chi lavora in concreto e chi fa attività manifatturiera onesta. Oggi come oggi, a essere onesto non ti conviene, perché tanto alla fine se non paghi le tasse viene avvantaggiato perché trovi un condono, se corrompi viene avvantaggiato perché puoi presentare uno stato di avanzamento lavori come ti pare e piace. Oggi come oggi la vera attività dell'imprenditore è quella di avere l'ufficio legale, l'ufficio contenzioso, non è quella di avere il sistema diciamo così, del lavoratore che produce qualità e produce ricchezza. Tu che hai lavorato in fabbrica in Germania da ragazzo, a 18 anni lavoravi in catena di montaggio, sei d'accordo per le 35 ore settimanali? Guarda, io veramente a quel tempo era davvero drammatica, ma non è che è cambiato molto su alcuni punti davvero ancora oggi, perché quando io vedo certi immigrati come vengono trattati, effettivamente deve ripugnare la coscienza a noi che abbiamo anche subito questa cosa a suo tempo. Vedere come trattiamo noi queste persone effettivamente è umiliante. Allora il problema non è 35 ore, 40 ore o 20 ore, a volte anche fargli fare soltanto 20 ore è drammatico, perché lo tiene sempre col cordone strozzato. Oggi ti tengo, domani non ti tengo. Ti do questo, domani te lo tolgo. Io credo che noi dobbiamo fare un discorso generale, che di ridare dignità al lavoratore, e vale a dire alcuni diritti fondamentali non possono non essergli riconosciuti. Oggi come oggi si va a uno sfruttamento, a un nuovo caporalato, a un nuovo modo di trattare il lavoratore, che non c'hai manco più bisogno di dirlo, da solo sta diventando una persona che rinuncia ai suoi diritti pur di arrivare ad ottenere qualcosa. Ecco, questo è umiliante. Voi per comunque lui non ti ha risposto sulle 35 ore, giusto? Siete disposti a rinunciare? No, 35 ore non era, il prossimo detto, scusami. No, diciamo, ti ho detto non contano le 35, le 40, le 42, bisogna difendere il lavoro. No, ma non vorrei che con queste No. Sono d'accordo che bisogna fare 50 ore. No, non vorrei essere frainteso. Però stavo infatti chiedendo a lui una cosa, ma la provocazione era a lui, non era a te. Ah, non ho capito. Io stavo andando. Se siete oltre, pronti a rinunciare alle 35 ore, altro elemento, diciamo, comunque di discussione e scontro all'interno della coalizione di governo con Prodi, siete pronti a rinunciare al dogma delle 35 ore in favore di un ragionamento che fa di Pietro, che è quello della dignità del lavoro a prescindere dalle ore, chiaramente senza giustamente arrivare a 50? In realtà io penso che se si vuole ridare dignità al lavoro bisogna permettere a tutti di lavorare, e penso che la riduzione dell'orario di lavoro sia un punto decisivo per permettere a tutti di lavorare. Lo dico in linea generale, perché io sento parlare da molte parti, i telegiornali, è sempre così, dice bisogna uscire dalla crisi, bisogna riprendere lo sviluppo. E qual è la ricetta per lo sviluppo? Bisogna esportare di più. E allora la Cina vuole esportare di più, gli Stati Uniti vogliono esportare di più, l'Europa vuole esportare di più. Non si capisce a che cavolo si vende questa merce che tutti vogliono esportare da un'altra parte. Ci sarà un problema, che se la tecnologia è migliorata,
se la produttività del lavoro è aumentata, è possibile che, come è successo negli anni 70, si è passato dalle 48 ore alle 40, a me sembrerebbe molto sensato di passare dalle 40 alle 35, e forse bisognerebbe anche ridurre di più, se uno guardasse al senso, perché la dignità del lavoro e la riduzione dell'orario secondo me vanno di pari passo, perché altrimenti non c'è santo che tenga. Quella produttività del lavoro che è aumentata, dove va a finire? Va a finire in disoccupazione, non è che va a finire da un'altra parte. Se chi lavora produce per quattro, alla fine ce ne sono tre che stanno fuori. E allora io penso che redistribuire il reddito dall'alto in basso e redistribuire il lavoro tra i lavoratori siano due facce della stessa medaglia. E questo è proprio un tema della sinistra e di Rifondazione Comunista, sei d'accordo? Discutiamolo, io personalmente insisto nel dire questo. 35 ore è un limite accettabile, non mi spaventano neanche le 40 ore, come non mi spaventano le 30. Vorrei in concreto lasciare alla dialettica alla pari tra lavoratori e datori di lavoro, nel caso concreto come stanno i fatti, quel che oggi non è possibile è un discorso alla pari, perché il lavoratore oggi deve mangiare quella minestra e saltare quella finestra, non c'ha niente da fare, perché si trova scannato rispetto a un fatto che... Quindi è la qualità del lavoro che deve cambiare. E la qualità è anche la capacità di poter fare una scelta. Oggi come oggi il lavoratore non ha la dignità, non ha, e l'autonomia. Non ha nessuna scelta. La voce in capitolo, diciamo. Non ha nessuna voce in capitolo, perché tanto è sempre precario. E invece è sempre a termine. L'anomalia più grave nel nostro paese sta quella di avere la flessibilità. È una cosa bellissima se fosse stata flessibilità. In realtà, con la scusa della flessibilità, tutti adesso ricorrono alla flessibilità per poter fare poi quel che cavolo gli pare quando non gli serve più. Allora non è più flessibilità, questo è caporalato. E sulla pensione a 65 anni? No, pensione a 65 anni può essere uno di quelle possibile, per l'amor di Dio, ma oggi come oggi, se tutti vanno a 65 e a 70 anni, alla fine, quando si trova l'occupazione del lavoro il giovane? Questo è il tema di fondo. Io sono molto contento, io quando trovo qualcuno che è d'accordo a dire... Se andassero alle primarie Bersani e Di Pietro, chi potresti? Bisogna vedere se ne presentiamo qualcuno della Federazione della Sinistra. Appunto, l'obiettivo è quello di riuscire, per voi insomma, andare al governo, perché è nell'interesse del paese che ci sia appunto un governo che non pensi soltanto a favorire gli speculatori eccetera, ci vuole un'alleanza della sinistra. Quindi questo essere sempre, voler sottolineare l'essere sempre distinti e distanti dal PD può essere un modo per non vincere? No, penso di no. Io penso che noi abbiamo una serie di priorità. La prima è di... Queste sono comunque, a parte tutto, invece tematiche che sono assolutamente, a cui Bersani e il PD sono assolutamente sensibili. Sì, diciamo più o meno sensibili, insomma. A me non ha fatto piacere che il giorno stesso in cui festeggiavamo la vittoria dei referendum sull'acqua, Bersani abbia riproposto la proposta di legge del Partito Democratico che lascia libertà di scelta tra acqua privata e acqua pubblica. Io penso che il giorno dopo della vittoria del referendum bisognava dire: adesso ci vuole una legge per l'acqua pubblica, come hanno chiesto qualche 27 milioni di persone col referendum. Però io, a me pare che ci sono una serie di priorità. La prima... È caduto il dibattito, però non si è fatto male. E quindi... Tonino è fiducioso. Tonino è fiducioso che la città resista. Lui prende sempre l'iniziativa, lui sa fare tutto. Va benissimo. E la prima questione è di cacciare Berlusconi, perché io penso che se il governo Berlusconi, dopo che ha finito questo giro, ce n'avesse un altro e quindi ci beccassimo Berlusconi Presidente della Repubblica, non so, perché così sarebbe, non so chi, Presidente del Consiglio, Tremonti, Bossi, Maroni, non lo so, sarebbe una disgrazia per la democrazia nel Paese e per i lavoratori,
perché in questi giorni il governo Berlusconi sta discutendo che se per caso la Fiat perde la causa con la FIOM sui contratti, il governo vuol fare una legge che permetta alle aziende di non dover rispettare i contratti nazionali di lavoro, cioè di demolire i diritti dei lavoratori in Italia. Quindi io penso che la prima cosa necessaria è cacciare Berlusconi. Questo è il punto. Per questo, a tornare ad unirvi, perché mi sembra che avete pagato dopo la cosa, sì, di Prodi, fammi fatto cadere il governo Prodi, l'avete pagata, no, poi veramente il governo Prodi l'ha fatta cadere, la Binetti, Mastella e Dini, però insomma, anche voi ci avete messo, no, ci avete messo, no, del vostro. Francamente no, a onor del vero, chi ha fatto cadere Prodi si chiama Clemente Mastella, che poi è stato eletto col centrodestra nelle elezioni europee, se non vado errato. Si chiama, no, francamente no, nel 2008 il governo Prodi, essendo che la verità esiste, il governo Prodi è caduto perché Clemente Mastella non ha votato la fiducia, perché la Binetti non ha votato la fiducia e perché Dini non ha votato la fiducia. Questo è successo nel 2008, non è che è successo un'altra cosa, non è un'interpretazione, è un fatto. Quindi il governo è caduto da destra e va ricordato, così come forse andrebbe ricordato a chi invita i ministri ad essere responsabili, che gli unici ministri che sono andati a fare una manifestazione contro un provvedimento del governo si chiamano Clemente Mastella e comunque, Giuseppe Fioroni, al Family Day. Non è che è successo qualcosa. Bertinotti, presidente della della... Mi dispiace. No, a parte del 98. Nel 98 sì. Ce n'è stato un altro dopo, signora. No. Ce n'è stato un altro dopo. Però Bertinotti, presidente della Camera, lo disse lui, questo governo è un brodino riscaldato. Sì. E non fu proprio una frase. No, non fu magnifica. Che aiutò molto il governo. No. Detto questo, detto questo oggi, se quel governo, di questo, però, cioè, si è creata una diaspora comunque nella sinistra. Come? Non ce lo scordiamo. Non ho capito. Detto dall'Annunziata. Mi dispiace, i governi cadono in Parlamento quando qualcuno li vota contro. E il governo Prodi del 2006-2008 è caduto per i voti di Mastella, Dini e Binetti. Se qualcuno se lo vuole ricordare, bene, se no si può falsificare la storia. Berlusconi lo fa tutti i giorni. Io penso che la verità sia sempre rivoluzionaria. Punto. Questo è avvenuto, nel 2008 però, è successo questo, che te devo dire? Però a proposito di verità rivoluzionaria, io ho capito che ti sta sui coglioni Bertinotti, non so cosa farci, ma il governo è caduto nel 2008 per i voti di gente che è andato a destra. E comunque oggi Berlusconi se li è comprati in Parlamento, forse allora se li è comprati anche al governo, non so che dire. Comunque si è creato poi un'ulteriore spaccatura, insomma, sì. Vi siete spaccati in tre, divisi addirittura in tre tronconi, no? Sì. Cioè, di fatto poi due erano già divisi, ma insomma, siete tre. Tre della sinistra, siete tre. Di Liberto, voi e Vendola, insomma, il SEL, la sinistra e Libertà. Sì. Sta per chiedere un altro. Speriamo di no. Perché cade per non cade il legato. Ecco, adesso con Di Liberto state, diciamo, in qualche modo ricreando, anche se siete però federazione, siete due partiti. Sì, è una gran cosa una federazione. Poi c'è il SEL, insomma, siete un po' troppi. Cominciamo da qua, forse, allora, no? A ritrovare l'unità della sinistra. Io sarei molto felice, personalmente non ho mai fatto nessuna scissione in 30 anni di militanza, le ho sempre subite, non so che farci. E io sono così tanto per l'unità della sinistra che non solo avevo chiesto a Vendola di non rompere Rifondazione Comunista, che forse sarebbe stata una buona cosa se non si rompeva, ma noi abbiamo proposto nelle elezioni comunali che ci sono state provinciali di fare le liste insieme tra Federazione della Sinistra e Sinistra e Libertà. Stiamo proponendo di fare i gruppi unitari di Federazione della Sinistra e Sinistra e Libertà e riproponiamo oggi l'unità della sinistra, perché sostanzialmente noi abbiamo delle differenze, sono evidenti, io mi dichiaro comunista, altri non si dichiarano comunista, non è che la pensiamo esattamente nello stesso modo,
ma sulle cose da fare in un'amministrazione locale o rispetto a un Parlamento, nel 90% dei casi pensiamo la stessa cosa. Allora, io penso che sarebbe utile unire la sinistra. Chiederei... Pietro, come la vede questa cosa? Cioè, ipotizziamo, mi sembra di capire, ormai forse lo stiamo cominciando a capire, che questo governo veramente potrebbe arrivare al 2013, no? In qualche modo però può essere utile all'opposizione, perché comunque diciamo, oggi come oggi non esiste un leader. L'alternativa che dobbiamo costruire è un'alternativa programmatica di centro-sinistra, un'alternativa programmatica che riesce a mettere insieme la sinistra nella sua augurabile, sperabile, ritrovata unitarietà. Non rifareste un governo appunto con una sinistra? Cioè, non che lo rifaresti, guarda che se non lo rifai non ci sta un altro governo, è stato discorso. Non è che ci sta un'alternativa, qui o noi ci ritroviamo con un senso di umiltà e di responsabilità a un punto d'incontro e rivince quello là, eh. Non è che ci sta dando da sperare. E se cioè, facendo dire, i conti vi rendeste conto che Casini è fondamentale? A fare che cosa? A fare che cosa? Quello lui si ritiene fondamentale a essere qualcuno. Io vorrei che fosse fondamentale a fare qualcosa, perché sennò basta vento da essere qualcuno. Bravo! Quindi insomma, al momento non ci sbilanciamo sulla possibilità, perché anche sulle primarie siete divisi, comunque Pendola dice dobbiamo fare le primarie. Allora, ribadisco cosa penso. Tu dici che dobbiamo fare le primarie. Dobbiamo necessariamente stare insieme. Se loro ritrovano unitarietà, tanto meglio, è tanto meglio, almeno abbiamo una sinistra. E in Parlamento che ci sia una sinistra è importante che ci sia, perché si sente la mancanza, non è che non si sente la mancanza. Noi, l'Italia dei Valori è un partito che è iscritto al Parlamento Europeo, è vero o no, sono al gruppo Liberal Democratico, che è diverso dalla questione italiana. Il Liberal Democratico è al primo posto mentre la legalità al nord, perché lì se sbagli la prima cosa che ti buttano via. Detto questo però, noi abbiamo fatto una scelta di campo. Liberal democratico vuol dire essere tutto e essere niente se poi non scegli da che parte stare. Noi abbiamo detto, nella realtà italiana, colui che crede nella solidarietà, nelle libertà e nella legalità non può che costruire nell'area di centrosinistra un punto di riferimento e di programma. Ma quindi forse la sintesi potrebbe essere liberal socialista. La sintesi potrebbe essere liberal socialista. Chiamalo come ti pare, guardate, io l'ho già detto pubblicamente altre volte. Io, se tu vai a leggere il Vangelo, ma allora devi dire che Gesù Cristo è il primo comunista, che ragionamenti sono questi? Perché stare da bene agli assetati, stare vicino alle persone che hanno bisogno, voglio dire. Se tu pensi, la prima cosa che ti viene in mente è che la Chiesa di oggi. Forse qualche peccato se la deve far perdonare. Però pensi che alcuni precetti cristiani e precetti socialisti non è che siano molto differenti. Altro che compagno Fini, qui c'è proprio il compagno di Pietro. No, non è compagno, ma abbiate pazienza, il dar da bere agli assetati, c'era bisogno di comitato per il sì, bastava veramente leggere il Vangelo. Adesso io so, penso prete, quant'è che siamo? No, perché non vi vorrei tediare. No, 5 minuti ancora. Ancora 5 minuti. Ci diamo 5 minuti. Stavo dicendo, dopodiché tu hai detto il Premier, qui ho l'impressione che qui il centro-sinistra sta troppo attenta a vedere a chi fa il Premier. E alla fine rimaniamo con un gruppo di mosche in mano. Allora io ho già detto, tutti candidi, io personalmente sto dicendo questo: se si decide che stabilite il programma, perché altrimenti non so che me ne faccio a me di avere un premio se non so per fare che cosa. Dopodiché, se si decide, ma il partito di maggioranza relativa deve avere il diritto dovere di assumersi la responsabilità e quindi il segretario del partito, va bene, basta, discutiamo, sediamoci, sono disponibili. Se mi si dice bisogna fare
le primarie, d'accordo, facciamo le primarie, però stabiliamo un programma insieme, come diceva lui, andiamo a vedere il territorio, questa coalizione cosa farà per la scuola pubblica, cosa farà per la sanità, cosa farà per una volta stabilite quei 10-15 punti fondamentali, dopodiché possiamo anche fare le primarie. La questione di fondo che io oggi ho ribadito in modo forte e chiaro in Parlamento, l'ho dovuto dire pubblicamente, è quella parole che ha detto Berlusconi e che ha detto poi anche Martino, e che effettivamente ti fa arrabbiare, perché dice: vabbè, noi abbiamo una maggioranza numerica, voi siete 3-4 opposizione, non si sa chi è il leader, non si sa che cosa volete fare. Allora forse è il caso che noi la smettiamo di parlare di loro adesso e diciamo qual è quel che vogliamo fare noi e chi sono quelle forze politiche che ci stanno. Oggi come oggi, a parole, mi pare di capire, PD, IDV, SL, sono quelli che nel Parlamento hanno già detto che ci vogliono stare. Rifondazione Comunista, Federazione di Sinistra, tutta l'area della sinistra, mi pare che sta dicendo che è disponibile a partecipare in tutto questo. Io credo che purtroppo non c'è niente da fare, SL non si riunisce adesso, lo sai meglio di me, purtroppo non si riunisce, fino a quando non ho fatto con loro, dici, perché? E perché? Perché quello lì vuol fare il Presidente del Consiglio lui, e quindi c'è quello. Io non ho nulla contro, però forse. Secondo Bertinotti. E questa è la cosa. Ma se prima l'ho detto io, ma voi non lo avete detto, volevo sapere cosa ne pensate su questa idea, appunto, che ci sia veramente un'onda che sta partendo dal basso, che è al di fuori dei vostri partiti, al di fuori del tuo partito, del suo partito, del PD, di tutti i partiti. Queste le primarie devo risolvere questo problema. Il problema di fondo, torno a ripetere, non vorrei che poi con le primarie ci si frazioni in mille rivoli e noi poi bisogna governare il sistema. Guardate che fare la protesta, io l'ho fatta la protesta, è una cosa, governare è un'altra. Sì, cioè, oggettivamente parlando proprio anche rispetto alle amministrative. Ha vinto Pisapia e ha vinto De Magistris e si sono entrambi candidati a prescindere dai partiti, perché è così. Anche tu non hai idea che quanta fatica ho fatto io per convincere a Luigi a candidarsi. Bravo! Dicevano che non era così. Sono felicissimo di quello che ho fatto. Ma chi ha detto? E comunque, quindi su questo cosa avete da dire a questo popolo di giovani che dopo tanti anni, di tante persone, non solo giovani, che dopo tanti anni sono tornati a votare e lo hanno fatto per darvi un messaggio forte, ma lo avete raccolto questo messaggio? Certo che io l'ho raccolto, sono tra quelli che abbiamo raccolto le firme per promuovere il referendum. Ma io sto parlando anche delle amministrative. E anche delle amministrative, noi abbiamo fatto una scelta di forza mica da ridere, perché mentre a Milano abbiamo scelto un candidato unitario, a Napoli abbiamo avuto il coraggio di fare una coalizione di sinistra alternativa a quella ufficiale. Io e lui proprio. Ci davano dei passi, ci dicevano che per colpa nostra vinceva il centro-destra, ci dicevano che per colpa nostra il referendum aiutava la Berlusconi, ci dicevano. È vero? A me e lui ci hanno fatto un mazzo così. E comunque in ogni caso Vendola ha riscuotato un sacco di successo, per cui se le primarie vincesse Vendola... Felicissimo! Per l'amor di Dio! Ben venga! E anche tu! Sì, però... a me pare che non si può risolvere solo con le primarie il problema, l'opportunità che c'è nel paese, perché il punto è questo. Qui se ci avessero raccontato 10 anni fa che la maggioranza assoluta degli italiani era contro la privatizzazione dell'acqua, non ci credeva nessuno, perché 10 anni fa era passata l'idea che privato è meglio del pubblico. Invece si è rovesciata questa cosa qui e c'è stato nelle amministrative un processo di partecipazione enorme, perché la vittoria di De Magistris a Napoli è mica solo il frutto dell'Italia dei Valori e della Federazione della Sinistra, è frutto di un moto di popolo, di gente che voleva cambiare le cose, non voleva la destra camorrista e non voleva un centro-sinistra che aveva sostanzialmente fallito nella sua azione di governo e quindi voleva cambiare.
Io credo che il problema è di come si entra in sintonia con quella voglia di cambiamento. Allora, per fare questa voglia di cambiamento bisogna stare dentro i movimenti, e io non credo che la protesta sia più semplice della proposta, perché bisogna contribuire a far sì che questa protesta si saldi, si unifichino i vari pezzi, i comitati dell'acqua, con i metalmeccanici della FIOM, con i giovani precari. Bisogna su questo costruire il progetto, e a me piacerebbe fare le primarie sul programma, in cui sulle questioni della precarietà, della guerra avanti, facciamo votare il popolo largo della sinistra, per costruire un processo di partecipazione. Questo mi sembra il problema che ci stiamo dicendo noi, dobbiamo fare. Ma lui parlava di primarie del programma. Ma le primarie, le primarie di leadership sono il punto di arrivo di un programma da costruire insieme, altrimenti sono semplicemente primarie per giustificare una soddisfazione personale. Io quello che sto vedendo in questo momento è che le primarie vengono ricercate più per soddisfazione del soddisfare sé che per non costruire un programma condiviso. Bravo. E questo è il problema dei problemi. Allora, concludendo, vuoi dire una cosa? Ti ha mandato un po' il bigliettino Berlusconi? Sta cosa, io l'ho sentito anch'io. Vi do la notizia, forse... Non sapete, a un certo punto mi arriva la notizia. No, mi arriva questa notizia, mi dice: guarda, Berlusconi ti ha mandato un bigliettino, vogliamo sapere che ti ha scritto. Abbiamo la prova, perché abbiamo il documento. Il commesso, lui avrebbe dato a un commesso un bigliettino. Il che è falso, non è proprio vero. Allora, io ho cercato di ricostruire questa situazione. Berlusconi non mi ha mandato alcun bigliettino. Forse ho sbagliato io a suo tempo a non mandargli qualche bigliettino. Quello è un altro discorso. Ma invece mi sono arrivati diversi bigliettini, alcuni di congratulazione, altri mi hanno fatto un mazzo così. Sì. Per le dichiarazioni che ho fatto. Quella in questione a cui ti riferisci, me l'aveva mandato Colucci, che è un questore della Camera, e stava scritto testualmente, ma peccato che ce l'ha preso, lo faccio vedere. Stava scritto testualmente: non condivido quello che ha detto, ma complimenti per la chiarezza con cui l'ha detto. E questo voglio dire, io poi che di quale partito è? È del PDL, poi Colucci. Ma infatti, non condivido quello che ha detto, ma no. Apprezzo la chiarezza. È del PDL, però è questore. Hai questore. No, perché alla Camera appunto i questori in realtà sono dei parlamentari. No, ma cerca di devi chiarire, perché non è che lo sanno. Il questore appunto è un deputato. È un funzionario. Sì. Quindi il bigliettino non te l'ha mandato. Purtroppo non me l'ha mandato. Però questo comunque è quello di Berlusconi, è stato un gesto di Berlusconi, è proprio una sua, come lo sa, come se lui vorrebbe essere amico di tutti, quindi vuole essere amico anche tuo. Vabbè, ma deve fare una scelta di campo, eh. O sta con delinquente o sta con magistrato. Vabbè, io penso che non so quante sono stati a parlare. Non ho guardato, non ho controllato. Sono un'ora in quattro. Beh, allora penso sia sufficiente, forse. No. E che volete sapere? Io ho esaurito. Grazie. Però facciamola sta coalizione, dai, che ne abbiamo bisogno. Buon lavoro a tutti. Grazie allora. E buona speranza.